Meglio allearsi con politici di lungo corso come Clemente Mastella che con gli scappati di casa del Movimento 5 Stelle. Dall'Irpinia Matteo Renzi punge i pentastellati e giustifica il paradosso di portarsi in lista nella circoscrizione sud alle europee una candidata di lungo corso come Sandra Lonardo, moglie di Mastella. Proprio lui che sulla rottamazione della vecchia politica ha incentrato popolarità e consensi. Io ho fatto una stagione di rottamazione, così veniva chiamata, molto bella secondo me, perché sono stati anni difficili, intensi, in cui abbiamo cercato di cambiare la politica italiana. Oggi la situazione è quella che vedete voi sotto gli occhi. Abbiamo una classe dirigente che in molti casi non è capace di governare. In questo l'idea che alcuni personaggi che nel passato hanno scritto pagine importanti ma che ancora hanno un consenso, perché lei si riferisce a Clemente Mastella che comunque è stato eletto con un'ampia maggioranza sindaco a Benevento, ecco, preferisco avere rapporti con persone competenti, serie, solide, di antica cultura politica ad alcuni improvvisati scappati di casa come i 5 Stelle. D'altro canto c'è la corsa contro il quorum e per Renzi, accolto ieri da un bagno di folla a Monteforte Irpino, ospite del consigliere regionale di Italia Viva Enzo Alaia, la ricerca del voto per superare lo scoglio del 4% e garantire l'elezione ai propri candidati passa anche da terre storicamente moderate e di estrazione democristiana, come l'Irpinia e il Sannio. Questa è una terra di grandissimi politici, di grandissimo valore, ma anche e soprattutto di grande e bella gente. Cercheremo di rappresentarla al meglio se avremo la fiducia degli elettori anche irpini.